Esatto, a tutti. Perché ho sempre pensato che Laura, con i film che aveva fatto, ha dimostrato una grande eleganza nel lavoro con gli attori in particolare. E L'amica geniale è per me un lavoro sui personaggi e sugli attori. E ha sempre lavorato con personaggi femminili molto pericolosi e L'amica geniale ha dei personaggi femminili molto pericolosi e perciò ha dimostrato, almeno da spettatore con i film che conoscevo di Laura, di non tirarsi indietro rispetto alle sfide più appunto difficili nel racconto anche dell'anima femminile. E poi perché è elegante, i suoi film lo sono, lo è lei, la sua anima, e non perché è una donna, ecco, questo è quello che ci tengo a dire. Non è una questione di genere, non credo a una questione di genere nell'arte affatto. Anzi, volendo, quando ci siamo chiesti con Lorenzo Domenico, appunto quella forse era proprio la cosa che. Però ecco questo è quello che ci ha portati poi a lei. Che devo dire, questa è una questione, che devo dire, 10 episodi tutti girati da un solo regista, è un'impresa epica, è come veramente salire sull'Everest. E lei lo ha fatto e non è scontato questo. Ed è stata molto, molto brava perché. No, nel senso che poi il culto invece c'è, no? Un po' nella tenuta fisica c'è il genere, ma è talmente superficiale dirlo, però invece lì. E invece. Insomma, non era scontato, ecco, 10 episodi. Vi garantisco, ora non so chi di voi l'ha fatto, è veramente un'impresa. Sì, diciamo è stata un'avventura enorme, una sfida grandissima che quando Saverio mi ha proposto di fare, insomma, mi ha emozionato prima di tutto la fiducia che lui ha avuto su di me e che ringrazio ancora una volta. È stata un'avventura grande e quello che mi ha chiesto, diciamo, è stato uno degli elementi più complessi per me, perché da una parte avevo veramente un grande rispetto, quasi ossequioso verso il passato, verso le stagioni passate, verso i personaggi del passato, verso la costruzione che c'era del mondo che Saverio ha creato. E quindi mi sentivo di entrare quasi in punta di piedi. Nello stesso tempo non volevo entrare in punta di piedi, quindi volevo portare anche il mio. Sentivo questa spinta alla novità data anche dal cambio del cast, che in qualche modo appunto portava un bisogno di cambiare le cose. E quindi ho cercato di muovermi in questo modo qui, cioè nel cercare un'armonia costante, ma nel cercare di poi portare quello che è il mio stile, che è la mia sensibilità, che è il mio lavoro con gli attori, e quindi di portare tutto questo a servizio della serie. Io appunto leggendo i romanzi della Ferrante, la cosa che poi alla fine stringo in mano è questa fortissima capacità che lei ha di raccontare questi personaggi, queste relazioni, queste emozioni con verità, con sincerità, andando a fondo. E questo è quello che cercavo di fare, cioè di avere io stessa un approccio vicino alla verità. E per fare questo dovevo in qualche modo legarmi al mio modo di guardare il mondo, però ripeto, a servizio della serie. E quindi è stato un lavoro capillare, giorno per giorno, in cui ho cercato di portare gli attori, ecco, appunto, a differenza della terza stagione, in cui Daniele si è trovato a lavorare con delle attrici che già incarnavano, no? I personaggi. La sfida grande di questa stagione era proprio
ripartire da zero e quindi riportare tutti i nuovi attori dentro quei personaggi che il pubblico ha tanto amato. È stato un lavoro millimetrico che con grandi attori e attrici che abbiamo qui è stato un piacere fare. Abbiamo cercato proprio di entrare nell'anima di questi personaggi, nelle sfumature più piccole.